Salve a tutti amici pescatori e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua di nuovo dopo tanto tempo a pubblicare un video tutorial. È da molto tempo che non ne pubblicavo, gli ultimi risalgono, ahimè, purtroppo ai tempi della quarantena, però comunque i video tutorial secondo me li ritengo molto utili. Per tutti quelli che comunque si approcciano a questa bella tecnica, la bolognese, o comunque hanno iniziato da poco. Appunto, oggi faccio questo tutorial proiettato più che altro a come approcciarsi proprio agli inizi a praticare la bolognese, perciò nella sua semplicità, partendo dalla canna, finendo con l'amo. Perché magari per noi che pratichiamo bolognese molte cose sono scontate, però magari chi si avvicina o chi si vorrebbe avvicinare non è molto semplice. E allora oggi vi farò vedere passo per passo che tipo di canna, mulinello, piombi, tutto il materiale che serve per andare a costruire la nostra paratura. Ok, preparo tutto e ci vediamo. A dopo. Allora, amici, parliamo della canna. Un consiglio che vi posso dare è quello di iniziare con una canna di 6 metri. 6 metri perché comunque, secondo me, a mio parere, vi dà la possibilità di andare a affrontare quei fondali che vanno dai 2 metri barra 4 metri, 4 metri e mezzo, a differenza di una 5 che comunque sareste molto al limite, a meno che non andate a pescare in fondali di 2 metri, massimo 3 metri e mezzo. Questo perché parliamo di galleggiante fisso. Se invece parliamo di galleggiante scorrevole, comunque andrebbe anche bene una 4 metri, una 5 metri. Comunque parliamo di galleggiante fisso. Oggi come oggi comunque il mercato offre tanti tipi di canne bolognesi, di varie misure, di variazioni, di vari casting. Il consiglio che vi posso dare io, comunque, andate a scegliere il tipo di canna adatta per voi. Se vi piace fare una pesca molto light o una pesca molto strong, andate a scegliere quel tipo di canna adatta per praticare quel tipo di pesca. Per poi magari più in là, quando inizierete a diventare più pratici, passare magari a una 7 metri. Comunque non parliamo in merito della 7 metri perché comunque sarebbe un discorso molto più lunghetto. Magari abbiamo tempo di parlarne più in là. Ora andiamo a vedere un altro elemento fondamentale per praticare la pesca bolognese. Allora, un altro elemento fondamentale per la pesca bolognese, ragazzi, è il mulinello. Anche qui non mi prolungherò molto, sarò molto sintetico. Quello che vi posso consigliare è di andare ad abbinare alle vostre canne un mulinello di fascia 2005, massimo 3000. Oggi come oggi il mercato ne offre vari tipi di modelli e vari tipi di fascia e misure, partendo dalla fascia 1000 ad arrivare a quella più alta. Comunque, quello che vi posso, ripeto, consigliare io è un mulinello 2005. Adesso andate a abbinare una lenza madre che va o dallo 016 o dallo 018. Lì parliamo sempre, poi entriamo nel personale. Perché ogni pescatore, in base alla propria esigenza, può andare a inserire pure nella lenza madre 1.014. Comunque, le lenze che uso generalmente io sono il 16 e 18, e come fascia di mulinello 2005. Dopo che abbiamo affrontato i due, chiamiamoli così, strumenti principali, che è la canna e il mulinello, ora andremo a parlare del materiale che ci occorre per andare a costruire le nostre lenze. Preparo tutto e iniziamo. Dunque, amici, come potete notare, ho preparato tutto il materiale che serve per andare a costruire la nostra paratura. Farò una panoramica molto veloce per poi andare a spiegare l'utilizzo di tutto il materiale che ho qui davanti. Ok?
E allora partiamo da galleggiante, che è alla base principale della nostra paratura. Come vedete ne ho messo tre galleggianti, uno diverso dall'altro come forma e anche come grammatura. Questo è in base a voi, cioè lo sceglierete il galleggiante in base al tipo di mare che andrete a trovare in pesca e allo stesso tempo anche la spallinata. Abbiamo galleggianti di 2 grammi, da 3 grammi, da 2 grammi e mezzo. Questa è la propria scelta del pescatore, in base alle condizioni di pesca. Andando più avanti, vediamo che c'è la conosciutissima mascotte. Come vedete, al suo interno contiene dei piombini di varie misure, con vari numeri, partendo da più piccolo a più grande. Notiamo che qua iniziamo con dei pallini del numero 8, con lo 0,070 e così via. Numero 7, numero 6, cambiando numero, cambia anche la grammatura del pallino. E poi potete trovare anche pallini spaccati singolarmente negli scatolini, come me li trovo pure io, con misure anche più piccole, perché io in valigetta ho pure pallini del numero 9, del numero 10 e del numero 11. Cosa importante, mi raccomando, comprate sempre pallini spaccati di piombo tenero, perché poi più in là vi spieghi il perché. Poi troviamo delle torpille. Queste sono torpille da 1 grammo e 0,75, ma ce ne sono pure in commercio di varie misure, anche più grosse o più piccole, che possono essere anche utilizzate nelle spallinate o singolarmente, quello poi sempre a vostra scelta. Proseguendo, troveremo lo sgancio rapido, che come avete notato uso molto io nelle mie battute di pesca, o la classica girellina o micro girellina del numero 24. Troverete pure la girellina del numero 22, del numero 20, del 18, in base alle vostre scelte. Andando più avanti troveremo la lenza, il finale. Questo è un 14, ma potete usare benissimo un 16, un 12, un 10. Quello sempre in base alle vostre battute di pesca o il tipo di mare che andrete a trovare. Per finire, l'amo. Io ho messo un amo qui del 18 per farvi vedere un po', ma ne potete trovare di svariate misure, svariate forme. Se in questo caso usiamo il bigattino, quello che vi posso consigliare è un amo a gambo corto, di piccole dimensioni. Io uso ami che vanno dal 18 al 22. Ma potete usare benissimo pure il 16. L'importante è che siano di buona fattura, leggeri, resistenti, perché in base all'apparato boccale del pesce che ci troviamo davanti devono resistere a non spezzarsi. E quando andremo a innescare il bigattino, l'importante è che non vanno a rovinare la vitalità del bigattino, perciò vi consiglio sempre ami buoni. Continuando. Poi il tutto potete andarlo ad inserire in questi rotolini di sughero. Rotolini di sughero che mi sono appena arrivati, finalmente. Come vedete sono 8, ma ce n'è pure di 16, di 24, come volete voi. Dove potete andare a mettere? Qui magari i vostri finali. Mettendo qua la sigla, che ne so, finale di 1 metro, del 12 con amo del 22 e così via. E qui magari le vostre spallinate, così da averle sempre pronte, che io diciamo mi trovo sempre bene ad avere già pronte le spallinate ai finali, perché se devo cambiare impostazione di pesca durante appunto la pescata, già me li trovo belle e pronti. Ok? Poi la fionda che non deve mancare mai per la pesca a bigattino, anche qui ne trovate di varie misure, di vari, diciamo, modelli.
Questa è una misura piccola, un cestello piccolo, però ho anche la misura media per fare magari una gettata più lunga e per contenere più bigattino. Ad arrivare a quella più strong, una fionda molto dura, diciamo, per fare lanci più lunghi e magari per contrastare pure un po' il vento frontale. Poi troviamo lo slamatore appunto per slamare i nostri pesci. Io ho questo, ma ne ho altri due modelli. Ho preso questo per farvelo vedere. Dove c'ha la parte più piccola, cioè, e la parte più grossa. Poi un elemento fondamentale che non deve mancare mai, a mio avviso, ragazzi, è il sondino. Questa è la classica sonda che quando noi monteremo tutto sulla nostra amata canna, ci cioè avremo tutto pronto, pronti per pescare, andremo a inserire l'amo in questa fessura, chiuderemo e ci aiuterà a sondare il fondo, molto utile nelle battute di pesca per andare a posizionare nel miglior modo il nostro amo, cioè la nostra esca, in base alla nostra misura scelta, che ne so, a 10 cm da fondo o poggiati a fondo o a mezz'acqua. Ci sono molti tutorial su YouTube, ma speriamo di farne uno direttamente in pesca. Ok, questo è un po' su per giù tutto il materiale che serve. Non mi soffermo per ogni singola cosa perché ci sarebbe di parlare di ami, con varie marche e vari modelli, anche sulle girelline e così via. Questo su per giù è tutto quello che appunto che ci serve per la nostra paratura, che ora vi farò vedere già montata sulla lenza. Ok? Allora, adesso andiamo a vedere tutto il materiale che vi ho fatto vedere montato appunto sulla lenza. E sono andato a creare la mia paratura. Allora, qui ho inserito un galleggiante da 2 grammi, l'ho presa per caso per farvi vedere appunto come montare. Allora, come vedete, questa è la lenza madre, qui c'è un anellino come tutti i galleggianti. Fate passare il filo, inserite i tre gommini che andranno a bloccare il galleggiante in questa maniera. Il primo, il secondo e il terzo, e andate a posizionare così, a bloccare il galleggiante. Scendendo, qua vi mostro una delle tante parature che uso io nelle mie battute di pesca. E allora, brillatura, sgancio rapido, che aprendo questo gommino verso l'alto potete sganciare benissimo la spallinata. Io ho inserito una spallinata già pronta, questa è una spallinata per 2 grammi. Come vedete, l'appallino più piccolo, salendo a creare il classico, diciamo, pallini stretti. Allora, soffermiamoci un po' un attimo sul discorso dei pallini morbidi o meno. Come vedete, se io volessi spostare questo pallino, guardate che con quale semplicità lo vado a muovere. Questo perché? Perché il pallino intanto è di piombo tenero e non va a rovinare la lenza. Se fosse stato di piombo duro, avremmo avuto difficoltà a spostare. Comunque, andando avanti, qui c'ho l'altro sgancio rapido e 1 metro di finale con agganciato un amo del 18 che avete visto poco fa, ma potete comunque inserire un altro amo di misura diversa, o anche invece di essere ad occhiello a paletta. Io comunque uso tutti e due i tipi di ami, sia a paletta che ad occhiello. E questo è per farvi vedere velocemente
una paratura pronta per già poter pescare. C'è chi, per ovviare ai moschettoncini, mette le girelline o la girellina, inserisce la girellina, la micro girellina per collegare il finale, e c'è chi preferisce fare la spallinata direttamente sulla lenza madre. Direttamente sulla lenza madre, poi mette una girellina o micro girellina e poi inseriscono il finale. Però una volta che si finisce di pescare, sicuramente se la spallinata viene fatta sulla lenza madre non si può riutilizzare. Invece in questo caso sgancio qui. Sgancio qui e la mia spallinata la vado a avvolgere in questi rotolini e il bracciolo nell'apposito rotolino. Ok? Per concludere, come vi dicevo, inseriamo il nostro amo sull'asola del moschettone, lasciamo. E questo poi l'andremo a gettare in acqua per poi regolarci a quanto dobbiamo fare pescare il nostro amo, a 10 centimetri, 20 centimetri e così via. Ok, ragazzi, vi lascerò dei link di alcuni tutorial passati, se vi va andatele a vedere, che vi possono essere anche utili per alcune spallinate. Ok, ci vediamo per i saluti. Allora amici, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che sia stato utile a tutti quelli che si vorrebbero approcciare alla bolognese e per chi la pratica da poco tempo. Certo, ci sarebbero da approfondire vari argomenti, ma comunque poi i tutorial andrebbero a durare molto tempo. Comunque il tempo non manca, se vi va lasciate nei commenti un argomento che vi piacerebbe approfondire. Spero a più breve tornare in pesca e portarvi qualche contenuto direttamente dal mare, che la voglia è tanta. Niente, amici, come dico sempre, se vi fa piacere lasciate un like, iscrivetevi al mio canale Pesca Bolognese Sicilia, lasciate un commento e seguitemi anche su Instagram, nella mia pagina Instagram Pesca Bolognese Sicilia. Viva la pesca! E alla prossima avventura, ragazzi!